la dedichiamo in provincia. Noi facciamo da sfondo. Assessore Malagoli, assessore alle politiche abitative, ci può spiegare più nello specifico il progetto del Pilastro 2016? Sì, questo progetto deriva da un'idea del sindaco e da una voglia del sindaco di non fare del 50° del Pilastro solo un'occasione di passerella, ma un vero e proprio lavoro su questo territorio che cambierà molto nei prossimi anni, diventerà una centralità urbana con l'arrivo di Fico, ma un vero e proprio lavoro di restauro insieme ai cittadini, insieme alle aziende del territorio. Vedremo tante cose in questo progetto che dura ancora un anno e mezzo circa, Pilastro 2016 appunto è il 50° del Pilastro, e vedrà nel 2016 l'avvio di una nuova realtà del Pilastro, non semplicemente una commemorazione dei 50 anni dalla nascita di questo importante pezzo della città che ha dato risposte a tanti bisogni dei cittadini. Quindi vedremo delle riqualificazioni, dei marciapiedi, delle abitazioni, abbiamo già visto la riqualificazione dell'illuminazione tutta LED, vedremo di cercare insieme alle aziende del territorio di creare lavoro per i giovani di questo territorio attraverso un percorso che dovrebbe portare alla creazione di un'agenzia per lo sviluppo locale e vedremo comunque anche quali saranno i progetti che i cittadini stessi ci metteranno a disposizione, discuteranno con noi per cambiare la sensazione che questo territorio sia un territorio di periferia, ma finalmente avere la percezione che questa è Bologna e la Bologna metropolitana. Lei ha già illustrato alcuni punti del progetto, ma secondo lei quali sono veramente le priorità nelle quali bisogna entrare più nello specifico? Le priorità in questo momento credo siano quelle di assicurare un futuro a questo territorio, non solo a questo, chiaramente a tutta Bologna, ma noi in questo momento ci concentriamo su questo territorio per i tanti giovani che oggi sono senza lavoro. Questa è una priorità che ci siamo posti, è ambiziosa, però abbiamo trovato nelle aziende del territorio, dal centro commerciale qua vicino fino ad arrivare a Fico, disponibilità, abbiamo anche intenzione di creare dei lavori che possano servire alle persone stesse, come ad esempio creare la formazione per una squadra che tenga puliti i muri del Pilastro, piuttosto che un sistema di badanti di condominio che permetta alle famiglie comunque di avere dei servizi ma a prezzi diciamo diversi da una singola badante, quindi un'idea che si deve sviluppare anche con la condivisione di questi giovani che stiamo cominciando a contattare, ma che credo possa dare dei risultati concreti. Una cosa importante sono le tempistiche, siamo ad un anno dal 2016, ci può illustrare un po' gli step per arrivare al progetto definitivo? Ma le tempistiche sono state intanto che in un anno abbiamo lavorato per assicurare circa 2 milioni e mezzo di finanziamenti pubblici per quello che riguarda la costruzione della fattoria urbana delle aule didattiche, importante polo per tutta la città, non solo per il Pilastro, marciapiedi, strade, palazzi pubblici, illuminazione pubblica, quindi abbiamo già posto delle basi concrete, perché senza le risorse si va poco in là. C'è la partecipazione dei cittadini, ma poi ci vogliono le risorse, quindi abbiamo impostato il lavoro prima di tutto per avere la certezza che alcune lavorazioni si faranno. Nel prossimo mese presenteremo il progetto dei marciapiedi della zona 30, abbiamo già presentato a quelli che abitano in questi condomini la riqualificazione delle facciate, quindi è un lavoro di corsa molto impegnativo, ma che ha delle basi solide. Lei ha parlato di finanziamenti, di investimenti, chi è partner? Può spiegarci un attimo come è funzionata la parte dei finanziamenti? La parte dei finanziamenti in questo momento è completamente in carico all'amministrazione comunale. Abbiamo molte aziende che si sono rese disponibili a comunque mettere anche risorse in questo piano di sviluppo. Purtroppo con la nevicata avevamo un incontro venerdì scorso che è stato posticipato a causa della nevicata.
perché ho anche la protezione civile, quindi c'ho anche un pezzo di città che doveva essere messo a posto, comunque lo recupereremo nei prossimi giorni e con queste aziende vogliamo anche che queste aziende, a cominciare dal centro commerciale qua, che deve essere in un qualche modo riqualificato, capiamo tutti insieme come unire le forze e che cosa serve a questo territorio per essere una centralità metropolitana. Pilastro 2016 prevede anche dei cambiamenti all'interno del Parco Pasolini. Per esempio l'illuminazione pubblica che è stata inaugurata, ci può spiegare un po' meglio i cambiamenti? Sì, al di là dell'illuminazione pubblica abbiamo intenzione, questo speriamo di farcelo perché non è ancora totalmente finanziato, ci manca ancora qualcosa, ma di rimettere in funzione questa arena per fare degli spettacoli che riguardino un po' tutta la città. Pensiamo al teatro comunale che possa venire qua a far sentire la musica del teatro comunale, quindi avvicinare la grande musica a tutti i cittadini. Questo è un progetto sull'intero Bologna, ma vorremmo portarlo anche qua. Poi abbiamo una realtà come il Dom che potrebbe utilizzare questa arena rifatta e fatta in modo da essere quasi un teatro all'aperto per rassegne estive, per film, insomma, per creare qui un punto di aggregazione che sia riconosciuto dai cittadini, ma che sia anche fruibile dai cittadini. Oggi ci troviamo in un pezzo di verde, abbiamo intenzione di mettere delle panchine insieme all'Associazione Terra Verde, anche qui con un progetto che porta alla formazione di ragazzi per la costruzione di queste panchine, quindi insieme all'Istituto Edile un importante progetto di riqualificazione. Speriamo di farcela, ci mancano ancora un po' di risorse, ma il progetto che ho visto è molto bello e ci impegneremo per. Qual è il ruolo del Parco Pasolini per gli abitanti del Pilastro, secondo lei? Ma questo è il secondo polmone verde di Bologna. Io credo che chi abita in un posto del genere abbia una fortuna di avere un parco come questo. Ne apprezzi totalmente la bellezza. È un parco cittadino, quindi è un parco che va utilizzato per passeggiare, per fermarsi nelle varie aree, per giocare. Non è sicuramente un parco che anche in tempi come questi è inaccessibile, quindi credo che sia un valore aggiunto di questo territorio, il Parco Pierpaolo Pasolini. Ritorno un attimo sui finanziamenti. La cifra, ci chiedono, esiste una cifra che si prevede di utilizzare o è un budget che piano piano si sta formando e prenderà vita poi nel 2016 definitivamente? No, è un budget che si sta formando perché appunto dicevo che ancora non abbiamo tutte le risorse per fare questo progetto, ma che è in buona parte già finanziato con risorse dell'amministrazione pubblica. Ad oggi sono stati stanziati circa 2 milioni e mezzo per il pilastro, fa marciapiedi, facciate delle case e altre cose, fattoria urbana, le aule didattiche che da sole pesano 650 mila euro, quindi un investimento importante dell'amministrazione comunale. Ci manca poche cose, ma che contiamo di poter raggiungere mentre intanto facciamo la progettazione, anche perché trovare delle risorse con una progettazione già fatta, appunto, anche con i nostri partner, forse è più facile che con un'idea, insomma.